Grazie Asus per avermi dato la possibilità di provare un telefono rosa. Non vedevo l'ora. Buongiorno a tutti ragazzi, scherzi a parte, oggi sono qui per parlarvi di un interessante dispositivo marchiato Asus. Asus ha probabilmente la famiglia di smartphone più ampia al mondo con i suoi Zenfone. Dopo aver già visto Zenfone 2 e Zenfone Laser grazie ad altri miei colleghi, oggi sono qui per parlarvi di Zenfone Selfie, un dispositivo con una netta vocazione fotografica tanto sulla parte posteriore quanto su quella anteriore. Si tratta di un medio di gamma che riprende nel design e nel software le altre versioni dello Zenfone, ma la differenza la fa il gigantesco sensore fotografico anteriore, da ben 13 megapixel. La scatola in cui ci viene fornito l'Asus Zenfone Selfie rispecchia la colorazione del nostro dispositivo. All'interno della scatola troviamo il nostro Zenfone Selfie, il caricatore da parete con output a 2A, un cavo USB, micro USB e manualistica rapida. Esternamente alla scatola del Zenfone Selfie, Asus mi ha gentilmente inviato due simpatici accessori, Zenflash e Lolliflash, due interessanti flash, uno LED e uno allo xeno, per migliorare le nostre foto da smartphone. Preso in mano il dispositivo, le primissime impressioni parlano di uno smartphone solido seppur costruito interamente in plastica, piacevolmente pesante ma dalle dimensioni ingombranti. Le linee sono sempre le solite della famiglia Zenfone, riconoscibilissime seppur non si tratti di device dal design ricercato. I tasti volume sul retro sono molto comodi una volta che ci si abitua, mentre imperdonabile il posizionamento del tasto power, posto superiormente vicino al jack per le cuffie. Su un 5,5 pollici è praticamente impossibile raggiungerlo con una sola mano. Uno degli aspetti che ho apprezzato maggiormente di questo Zenfone Selfie è la possibilità di rimuovere la back cover e accedere al vano della batteria, oltre che agli ingressi per la micro SD e per le due micro SIM. Il display è un classico 5,5 pollici IPS con risoluzione Full HD, bello ma non eccezionale. Forse la luminosità automatica un po' bassa non lo valorizza, ma è possibile andare a modificare la resa del display manualmente nelle impostazioni. Buono il touch, preciso e scorrevole, mentre esagerato il feedback della vibrazione, troppo forte, quasi un terremoto. Questo Zenfone Selfie propone un hardware già visto su diversi dispositivi di fascia media. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core a 1,5 GHz 64 bit, GPU Adreno 405, 3 GB di RAM, 32 GB memoria interna espandibile via microSD e batteria da 3000 mAh. Manca purtroppo l'NFC. L'hardware è più che sufficiente per far girare tutto senza grossi problemi. Non si tratta certamente di un mostro di potenza e ogni tanto si nota, ma riesce a gestire il grosso delle operazioni senza troppi patemi. Buona la qualità in chiamata, ma ho notato un grave bug in fase di chiamata, appunto. Cliccando sul contatto da chiamare, il ritardo tra l'effettivo clic e l'avvio della chiamata è sempre superiore ai 5 secondi, a volte sembra addirittura che non recepisca il comando. Urge un aggiornamento bug fix. Ottime le temperature registrate, sempre molto fredde, che vanno ad influire positivamente sull'autonomia di questo Zenfone Selfie. Grazie ad una batteria da 3000 mAh, un giorno lo si copre senza problemi, indipendentemente dal tipo di utilizzo, riuscendo ad arrivare ad un giorno e mezzo con un utilizzo più blando. Asus monta su questo Zenfone Selfie il sistema operativo Android nella sua versione 5.0.2 Lollipop, personalizzando pesantemente l'interfaccia con la sua Zen UI. Non mi reputo un fan di questa interfaccia, soprattutto esteticamente, ma devo dare merito ad Asus per l'ottimo lavoro svolto nel creare applicazioni utili e ben realizzate. La Zen UI organizza tutte le nostre app in cartelle smart. All'inizio può risultare un po' confusionario, ma una volta memorizzato il posizionamento delle icone, sarà molto più semplice accedere alle nostre app, presenti diverse gesture per riattivare velocemente il display e aprire al volo la fotocamera, così come ho molto apprezzato il rimpicciolimento della schermata offerto dall'utilissima modalità ad una mano. Anche le personalizzazioni sono infinite, dalla modalità di visualizzazione delle app simile a iOS oppure col classico app drawer, arrivando fino alla modifica del font e delle dimensioni delle icone. Tanta roba, quasi troppa. Il comparto fotografico è il vero core di questo Zenfone Selfie. Troviamo due sensori, entrambi da 13 megapixel, con autofocus e doppio flash LED, con l'aggiunta del laser autofocus per quella posteriore. Gli scatti sono generalmente ottimi, pieni di dettagli, con una buona resa di colori e gestione delle luci. Un piccolo difetto può essere il tempo di scatto non proprio istantaneo, soprattutto se in sequenza. Al buio le foto vedono un leggero rumore video, eliminabile con l'ottima modalità HDR. In questo caso però si sente la mancanza della stabilizzazione ottica. Servirà una mano molto ferma per ottenere buoni scatti. I selfie sono senza dubbio i migliori attualmente reperibili sul mercato. Belli, dettagliati, con la possibilità di mettere a fuoco il volto e modificare alcuni parametri come colore della pelle e riduzione difetti.
Il flash di notte darà molto fastidio ai nostri occhi, ma ci permetterà lo scatto in condizioni di luce pari a zero. Il software rispecchia quanto detto per la Zen UI, zeppo di funzioni utili, forse anche troppo. Presente l'utilissima modalità manuale e tanti effetti e tipi di scatto. Buoni video in Full HD, definiti e con un buon audio, si sente la mancanza della stabilizzazione, ma i risultati saranno sempre gradevoli. Lo speaker posteriore ha una buona resa e un volume abbastanza alto, ma essendo sul retro del device, questo verrà coperto se poggiato su superfici morbide. Per concludere, sembra proprio che il motto di Asus sia meglio 10 cose in più che una in meno. Zenfone Selfie è un dispositivo sicuramente valido, un ottimo medio di gamma con qualche chicca da non sottovalutare come comparto fotografico di livello superiore. Sembra il classico dispositivo che non eccelle in niente, tranne che nei selfie, ma fa bene tutto. Forse un po' ingombrante ed esteticamente non è un gioiello di design, soprattutto visto il target femminile a cui questo dispositivo sembra rivolgersi. Viene proposta a 299 euro di listino, ma online si trova già sotto i 270 euro. Merita di costare tanto, funziona bene e non ha nessun grosso difetto, tranne quel bug della chiamata. Solamente non prendetelo rosa. Bene ragazzi, con questo ho concluso, vi invito a guardare la recensione completa su techzilla.it dove dirò ovviamente più cose al riguardo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete dubbi o domande da pormi lasciatemi un commento qui sotto e cercherò di rispondere il prima possibile. Vi chiedo inoltre di iscrivervi al canale per aiutarci a crescere ogni giorno e ogni video di più. Un saluto a tutti da Tony Cassano per techzilla.it.